Quindi allora, se loro due sono in fase amichevole, vuol dire che una delle due cose era per Junpei, non era solamente per Sanada. Oh, Ai-chan, sei libera, ti va di divertirti un po'. Guarda qua, DVD campioni leggendari, vediamo se possiamo imparare qualcosa con quello che abbiamo trovato nell'abisso del tempo. Passare il tempo con i compagni, ti pareva. Potrei assistere a rivelazioni interessanti. Quindi è come il gioco originale che ogni 3 interazioni ci abbiamo un loro aumento delle statistiche? Speriamo. Tornare utili in combattimento, d'accordo. Tanto, cioè, non è che perdi tempo, la giornata rimane sempre qua. Passiamo il tempo con Junpei. E questo è lo spirito giusto. Cavolo, che tensione con questi scontri. Anche se non vedo granché da poter utilizzare in combattimento vero. E poi, perché difendersi e fuggire dall'avversario qui? Non ha un minimo senso. Yo, tempismo perfetto, Sanada-san. Ti posso fare qualche domanda? Capisco, quindi ti chiedi perché questo qui non ha ancora attaccato. Insomma, guarda, il suo avversario è praticamente all'angolo, no? Non capisco perché farsi indietro. Beh, per me non è affatto una cattiva strategia. Mi sembra ovvio che lo vuole fregare. Si sta facendo colpire di proposito, probabilmente perché prepara una trappola. Tu che faresti in questo caso, Aegis? Caricheresti a testa bassa e a suon di pugni sapendo che è una trappola? Analizzerei la situazione. La pensiamo allo stesso modo, allora. Ragazzi, sul serio, dai, la risposta è ovvia, caricarlo ad armi spianate. Dopotutto, la miglior difesa è l'attacco, bisogna ribaltare la situazione, i tavoli e tutto il resto. Junpei, con questa logica un giorno ti farai ammazzare. E se un giorno incontrassi un avversario alla tua altezza, devi stare coi piedi per terra. Beh, sì, ma è che... puntare al capo in un colpo è una figata pazzesca. Non sei d'accordo, Ai-chan? Non ti seguo. No. Davvero, personalmente penso che un attacco finale sia l'unica cosa di cui ha bisogno un vero eroe del proprio arsenale. Beh, se è così che la pensi, allora meglio se ti metti sotto. Non è che esista un solo modo per diventare più forti. È solo un cammino diverso rispetto ad alcuni di noi, tutto qui. Sanada-san. Sembra che Junpei stia vivendo un conflitto interiore. Ah, così proprio, basta una volta e già pum. Vabbè, potenziamento critico, grazie. Guarda, meglio, eh. Comunque, fammi vedere dove conduce il tuo cammino verso la forza, Junpei, nella prossima battaglia. Con lacrime agli occhi qua. E tu? Però io volevo solo parlare di mosse fighe e attacchi finali. Vabbè, il tuo senpai ora crede in te, Junpei. Bene, senpai Sanada. Ehi, ottimo tempismo, sei libera ora. Speravo che potessimo parlare di quel libro trovato nell'abisso. Hai presente? Guida per principianti gli scontri corpo a corpo. D'accordo, passiamo il tempo assieme. Oscar. Grazie. Amada l'ha letto e ha qualche domanda. Ma tutti su di lui oggi le domande. Ho pensato che per lui fosse una buona idea ricevere consigli da chi adotta diversi stili di combattimento. Andiamo. Ora inizio a capire, molto utile. Non ho mai pensato al perché si fanno certi esercizi e allenamenti, o quant'altro di simile in realtà. Dovresti invece, è importante conoscere le posizioni dei muscoli e come collaborano. Grazie per la dimostrazione, Aegis. Hai semplificato di molto le cose. Anch'io imparo cose nuove. C'è altro che stuzzica la tua curiosità? Sono tutto orecchie, chiedi pure. Beh, sì, diciamo. Ma non ti preoccupare, non è niente di che. Non farti problemi a chiedere. Se c'è qualcosa che vuoi sapere, sentiamo. Riguarda quello che diceva il libro alla fine. Mai arrendersi in nessun caso e andare avanti anche di fronte ai fallimenti. Non vuol dire sviluppare una forza mentale piuttosto che una forza fisica. Fallire significa non ottenere risultati, no? Sì, non hai tutti i torti. Però un addestramento costante non migliora soltanto la forza fisica. Aegis, capisci dove voglio arrivare? Migliora l'autostima. Esattamente, in particolare l'autostima che ottieni dopo aver raggiunto un traguardo nel tuo addestramento. È quell'autostima che pian piano accumuli che ti aiuta a superare qualsiasi avversità futura. Crederai di potercela fare e che nulla potrà mai sconfiggerti dopo tutto quello che hai superato. Però questo non ti dà anche un overconfidence, nel senso pensi che nulla ti distruggerà e poi quando succede sei peggio di prima? Wow, lo pensi davvero? Il vero scontro inizia ancora prima di salire sul ring. Se vuoi fare progressi devi dedicarti nell'addestramento, ogni giorno, senza sosta e senza scorciatoie. A volte lo dimentico persino io, ma è importante dargli di nuovo priorità e attenersi alla routine.
Dopo aver detto tutto ad Amada-san, Sanada-san sembra immerso nei propri pensieri. Quindi otteniamo aumento del bonus. Ovviamente questo non basta per assicurarsi la vittoria. Devi anche trovare un regime che si adatti meglio ai tuoi obiettivi. Chiaro, grazie per l'aiuto, Sanada-san. A dire il vero, sei tu che mi hai aiutato a realizzare la mia passione per questo genere di cose, Amada. Dovrei essere io a ringraziarti. Marina. A quanto pare ti ho rubato più tempo del previsto. Almeno Amada ne ha ricavato qualcosa. Grazie per averci dato una mano. Stavo per dire del tempo. Ok, quindi voi due ora siete pieni di confidence. D'accordo, vediamo qual è la prossima porta allora. E dove ci porterà? Chiedo scusa, potresti concedermi un momento? Anche due. Per caso, hai notato quell'orologio laggiù? Quale orologio? Ah, quello! Ok, no, onestamente no. Ecco, ho scelto io di metterlo lì. Ovviamente stavo mentendo, in realtà è apparso di sua iniziativa. Potrebbe anche rivelarsi utile, puoi provare se te la senti. Ok, grazie. Ma c'era già anche prima Ah no, ma sono diversi, aspetta. Eh no, che palle. Era tanto bello andare al santuario di volta in volta. Certo, adesso non c'è modo di andare al santuario perché non esiste una giornata, però che palle. Va bene che lei ce ne ha appena regalati 5, ma non è che ci faccio miracoli con 5. Allora, capisco poterle duplicare quando vuoi adesso, per carità, ok. Ma usare i frammenti, no. Ok, prossima porta, Kaina. Okaina. Questa è la terza porta, è tutto pronto? Andiamo. Forse dovevo cambiare la squadra. Forse dovevo portarmi Mitsuru dietro, sai? Fammi fare una scansione. Ma è uguale alla seconda zona della prima porta questa. Oh, sono ancora molto lontani, ma percepisco nemici potenti più giù. In allerta, non siamo ancora al sicuro. E di nuovo quella porta, d'accordo, porta della monade. Toglierei Metis, lascerei Koromaru e metterei Yukari o Junpei. Forse Yukari, sì. Yukari è meglio portarcela dietro. Una healer è sempre comoda, mano d'oro. Ah, non siamo. Presa. Sai che se la evitava, Dio mio, la prendevo, l'ammazzavo. Già la terza porta, mani d'oro con 10.000 punti esperienza, mica male. Guarda, se mi fai già trovare un teletrasporto, usciamo subito e cambiamo membri, che la cosa ci conviene, ovviamente. Vediamo, gli avversari saranno ancora gli stessi? No, vedo un leone, un piccione e una ruota. D'accordo, belli, a cosa sarete deboli? È debole allo sparo, mannaia a me che non ci ho provato prima. Beccatelo, è anche gratuito questo. Prossimo avversario, il leone? Il leone, un leone bianco e un leone nero. Ok, quello nero era quello più debole. È debole al vento, fantastico. È rimasta solo la ruota. Questi di solito erano deboli o alle magie, resistenti ai colpi, o deboli ai colpi e resistenti alle magie. Debole a nulla, fantastico. E bravo Koromaru. Oh, subito così due carte? Mannaggia. Vabbè, Homunculus direi proprio di sì, e danni da assalto. In realtà la mia intenzione era già uscire dal... abbiamo trovato la pelliccia? Quella che ci ha chiesto prima Elizabeth. La mia intenzione, stavo dicendo, era già uscire e rientrare per ricaricare subito i nostri PS. Però già due carte così, cavolo. Tuta canina del tradimento. Ok, prenditela. Potenzia veleno. Non è... chissà cosa, capiamoci. Sneaker del tradimento. Forza 5. Beh, sì, sì. Però le darei a Junpei, sai. Resistenza 4 e 30 SP. Allora, darei fortuna 2 e 20 HP a Junpei. Ascia del tradimento. E la madonna, Metis, è appena arrivata, già due armi così a babbo morto. È uguale all'altra, tra l'altro. Però, cacchio, 215 con 15% di esperienza bonus. Forziere. Sempre nella speranza di trovare la torre dell'orologio. Fai attenzione al nemico potente. E la madonna, alla faccia del nemico potente. Sono tutti nemici potenti. Deboli al vento. Mano arcana gratuita e otteniamo. Eccolo qua, il matto. Loro due salgono di livello e potenza bersaglio singolo. Nulla di che. Ecco qua il forziere, vediamo che cos'ha. Per una chiave non mi aspetto nulla, però. Incenso della magia. Sai cos'è la cosa bella dei giochi di persona? È che qualunque persona alla fine può essere usata per qualsiasi tipologia, se la buildi giusta. Cioè, una volta che porti per esempio Angelo, che è una persona magica, a 99 di forza, comunque tu la potresti usare per usare attacchi di forza, anche se non è la sua
build principale. Ovviamente ci devi mettere su un po' di tempo e tante risorse per far sì che quella statistica arrivi al massimo. Questo comunque non è impossibile, diciamo. Questa purtroppo è un po' spreco, però meglio usarla adesso che tardi. E soprattutto aumentiamo di livello adesso le carte e direi di prendere esperienza per vedere quanto ci danno le ombre forti. 15.000, che è già più di quanto prendiamo con le mani d'oro. Rumore angosciante e via di fuga, beh, quello ci sarà utile effettivamente. Ci stiamo avvicinando alla presenza potente, attenzione! Altra porta della monade. Sarei tentato, guarda, di fare la porta, però tipo da due o da uno, ma solo per vedere se cambiano i nemici all'interno. Solo per quello. Però continuerò a fare questa qua da tre per avere i più premi possibili. Giusto, abbiamo ottenuto una nuova cadenza che si ottiene con arcangelo e potestà. Proviamola, danno medio a tutti, non è granché, però alta chance di critico. Vediamo l'animazione. Ok, vabbè, loro due non sono forse le persone migliori che esistono, però non è granché il danno, ma è anche dato dalle nostre persone attuali. Quindi un po' lo giustifico. Rispetto alla zona precedente, queste porte delle monade ci mettono veramente tanto a caderci, mettono veramente tantissimo. Ah, però aspetta, non mi fa vedere esatto la disposizione di questo piano, vuol dire che al prossimo c'è un boss. Dunque, rifacciamo il gruppo. Ti ho portato la pelliccia. Tarocco del giudizio, ok, buono. Il membro più basso otterrà più punti esperienza. Ci sta. Niente di eccezionale, ma ok. Però effettivamente stavo pensando che certi obiettivi in realtà ti danno sì più carte da ottenere, ma ovviamente per avere l'impeto arcano dovrei trovare più carte. Quindi forse dovrei fare attenzione a che cosa ci regala Elizabeth. Chi sarà il nemico di questa zona? Scopriamolo subito. Due tizi che ballano. Naturale e dell'harem. Non lo so. Non mi fido di nessuno dei due. Ok, meno precisione. Non è buono in realtà. Bastardo? Proprio sulla più debole è andato subito. Raffreddiamo gli spiriti almeno. Perfetto. Junpei, per favore, ci pensi tu ad ammazzarne almeno uno? Vabbè, ammazzarlo forse no, però fagli un po' di danno ingente, magari sì, dai. Metà vita, eh. Speravo un pelo di più, Junpei. Cacchio, Fuka senza SP. Oh, porca miseria. E niente, ricorriamo al metodo classico, allora. Non volevo abusarne così, ma ma porca, ti pareva. Vabbè. Di qualcosa dovrei pure morire, eh? Perfetto, Mitsuru è andata, bravissima. Neanche è arrivata. Neanche è arrivata in squadra e subito c'è crepata, brava. Junpei, è il tuo momento, splendi. Bravo. Avete fatto schifo tutti e tre. Però l'arcano degli amanti. Incontrare nemici rari finché non smetterai di esplorare. Aspetta, non c'era questo tarocco l'altra volta, o sbaglio? No, non è vero, c'era, ma non era questo l'effetto. Non era questo l'effetto degli amanti. Ero preoccupata per le nostre abilità in battaglia, ma abbiamo sconfitto un nemico fortissimo senza troppi problemi. Senza troppi problemi, Mitsuru, eh? Mi dispiace averti ceduto il comando all'improvviso. D'ora in avanti affrontiamo insieme ciò che ci aspetta, Aegis. Io me la cavo anche da solo. Conto su di voi, allora. Non potrò fare molto, magari, ma prometto che farò del mio meglio. Ma sai che io quasi quasi ti tolgo dalla squadra, Mitsuru, perché mi dispiace dirlo, ma fra tutti i membri, Mitsuru mi è sempre sembrata insieme un po' a Ken, ma Ken almeno a volte se la cavava grazie al fatto di essere di luce. Mitsuru è quella meno utile, sai? Mi aspetto che dovremo proseguire per un bel po'. Assicuriamoci di essere pronti e continuiamo. Sai che ti dico? Mi dispiace dirlo, ma credo che Mitsuru la lasciamo giù. Non so se ho abbastanza chiavi, sai? 3, 4, 6... No, ce le ho, però cavolo, siamo un po' a corto, eh? Granata accecante, ok, questo lo dovevamo far vedere tra l'altro ad Elisabetta. E se non ci ha chiesto di cambiarlo è perché non è buona. Taccuino del bilanciamento familiare.
sparti personalizzati. Allora sì, dobbiamo uscire assolutamente. Spara tutto molto difficile. Mi sa un po' per Junpei questo, eh. Spadone fiammeggiante, d'accordo. Tanto queste missioni sono tutte procedurali, nel senso, vai avanti per il dungeon e trovi automaticamente, se hai le chiavi a questo giro, tutto quello che è mancato. Oh, ah giusto, le parti. Hai trovato altre parti, vero? Vuoi che te le installi? Certo. Ora, quando attacchi un nemico da dietro, infliggi sempre angoscia. Ah, forse il videogioco invece era per lui. E il bilanciamento familiare allora è per Mitsuru? Sì, oh, è tornato il Mjolnir, infatti. Oh, lo spadone, aspetta. Ce l'aveva chiesto, effettivamente, quindi. Volantino del fioraio? Credo che il negozio di fiori stia aprendo una succursale al centro commerciale Paolonia. Stanno dando i volantini. A me non interessa molto, ma magari a te sì. Giustificare il fatto che non puoi andare dal fioraio. Ok, tieni, vai a prenderti i semi. Eccoti lo spadone. Grazia di Gaia. Livello 46. Ecco chi possiamo prendere. Assolutamente. Bentornato in squadra, Oni. Bentornato. Però anche qualcuno con supporto medico non ci farebbe schifo ora come ora, sai? E questo Seiryu ha signore della magia oltre che abilità magica. Ci prendiamo Loa per le 4 abilità magiche più potenti. E con gli ultimi 51.000 che ci sono rimasti. Ah, mannaggia, per 3.000 non possiamo prenderci Chun Lane. Dovremmo ripiegare su qualcuno che ci costa un po' meno. Però Chun Lane c'ha anche concentrazione e carica, che ora potrebbero esserci utili. Quindi risparmiamo un po' di soldi. Che poi ovviamente queste persone nel tempo verranno fuse, rifuse. Bentornato in squadra, Oni. Comunque, Amada, ho un videogioco per te. Oh, Aegis-san, è un po' di tempo ora. Io e Fuka stavamo pensando di usare Taquin... Ah, invece il bilancio familiare... Scusami. Ok, va bene. Per tenere l'inventario delle provviste. Mi stavo chiedendo se potessi darci una mano, se ti va, chiaramente. Certo, d'accordo. Grazie. Mi è stato effettivamente chiesto di comprare provviste, ma non penso che sei in grado di trasportarle da solo. Sono felice che hai deciso di dare una mano. Grazie entrambi per essere venuti. Siete sempre di grande aiuto. Scusa per averti fatto venire con noi, Gisan. Forse alla fine bastavamo noi due, quindi... Oh, secondo me non c'è bisogno di preoccuparsi. Ma dobbiamo conservare le energie. Non sappiamo per quanto tempo rimarremo qui. Ci stai pensando troppo. Già, forse hai ragione. Mi sento solo agitatissimo per tutto. Capisco come ti senti, Amada-kun. Penso anch'io che dovremmo conservare le energie e le risorse. Ma allo stesso tempo è stato davvero divertente insieme a voi due. Credo che anche le cose del genere siano importanti. Sì, hai ragione. La penso come te. Anch'io mi sono divertito a fare shopping con voi due. Rifacciamolo allora. Sì, anche preoccupandosi troppo si possono esaurire le energie. Quindi direi che anche questo è un buon modo per conservarle. Mi imbarazza un po' essere stato troppo chiuso per accorgermene prima. Sembra che Amada abbia capito qualcosa. Ovvero recupero spirituale. Meglio di nulla. Meglio di nulla. Chiuso, dici, eh? Io non mi preoccuperei, Amada-kun. Secondo me è un ragazzo molto sensibile. Sensibile? Lo prendo come un complimento. Vabbè, io avrei detto che il videogioco era per Amada e l'altro era per Mitsuru. Non ci avrei mai scommesso il videogioco per lei. Oh, ciao. Stavo pensando di fare una piccola pausa. Ti piacerebbe unirti a me? Volentieri. Arigato. Grazie. Ho pensato che non sarebbe stato granché se fossi stata da sola. Perché no? Ah, però aspetta, forse... No, sì. Ah, è Junpei. Ehi, ma cosa stai facendo? Così non ti serve. Junpei-san, potresti fare silenzio? Quei due. Ok, era per lei il confidant, ma non era per lei il gioco. A quanto pare c'è molta tensione. Dato che siamo praticamente confinati in uno spazio ristretto, dovremmo evitare situazioni simili. Interveniamo e cerchiamo di mediare. Quanto ci fai che adesso gioca Mitsuru e vince? Cos'è tutta questa confusione? C'è qualche problema? Niente, davvero, niente di che. Junpei-sa si stava innervosendo perché non riesce a vincere questo gioco. Che gioco? Ah, ti riferisci all'oggetto che abbiamo trovato durante l'esplorazione. Lo sparatutto molto difficile, dico... Nome generalissimo, dico bene? Sì, esatto, avevo un po' di difficoltà a superare un livello. Poi Amada ha detto ci penso io, così ho passato il comando a lui, ma non è andata tanto meglio. Perché qualcuno faceva chiasso e mi distraeva.
quindi stavate litigando per un gioco? No, dico davvero, non capisci, questo gioco è difficilissimo! Già, come si fa a vincere con Junpei-san che ti urla nelle orecchie? Io non lo so. Diamoci una calmata. Oppure vi sparo. Scusa. Se la vostra frustrazione si deve a questo gioco, allora tutto si risolverà una volta completato, giusto? Direi di sì. Ci penso io. Yes. Allora iniziamo. Amada, voglio che tu ti muova secondo le mie indicazioni. Prima cosa, indietreggia. Sì. 1, 2, 3, ora vai a destra, non fermarti, c'è un passaggio più avanti, non puoi mancarlo. Wow! Abbiamo vinto davvero, non ci credo. Come hai fatto? L'ho creato io il gioco. Oh, niente di che, di sicuro ci sareste riusciti anche voi. Ricordate, osservate il posizionamento dei nemici. Poi identificate una debolezza da sfruttare nella loro formazione. Una volta aperta una breccia nelle difese, crolleranno e sarà più facile spazzarli via. Ah, semplicissimo, sì. Eliminate per primo l'anello debole, eh? Sembra una vigliaccata però. È una strategia valida. Sì, lo capisco, però non lo so, mi sento in colpa per asfaltarli così. Non posso dire di essere d'accordo. La penseresti così se affrontassi un nemico nella vita rara. Forse questa è un'ottima opportunità per ricordare a tutti voi la giusta mentalità in combattimento. Si sono già rotti il cazzo di giocare perché è arrivata Mitsuru a distruggere tutto. Sempre che dopo averci osservato, Mitsuru diventerà più determinata. Più danno alle alterazioni. Questa, come l'altra volta, è buono da mettere in compo con Junpei. Quindi se noi atterriamo un nemico o lo mettiamo in angoscia con lo sparo preventivo alla schiena, lei aumenta la chance di critico. Junpei è già master del critico. Pam, zaccata qua e ottima combo. Per favore, facci piano con noi. Ok, ora che abbiamo supporto medico, le cose sono già molto più plausibili per noi. Non che cambi molto, dato che comunque basta uscire e rientrare per ricaricarsi tutti quanti gli SP e gli HP, però perlomeno ci rende più semplice non dover uscire apposta. Cosa c'hai, Yukari? Cosa c'hai del fatto che Aegis sia il capo ora? Sentiamo. Ok, potrei prenderla come il fatto che non c'è più il protagonista. Possiamo prenderla per quello. Oh, ma le ambientazioni sono sempre le stesse. Sono sempre ste tre riciclate continuamente. L'atmosfera di questo piano è diversa. È ancora lontana, ma percepisco una forte presenza nemica ai piani inferiori. Un momento, questo segnale che sto ricevendo è lo stesso segnale strano che ho ricevuto. Probabilmente di nuovo quella figura misteriosa. Sto cercando di localizzarla. Non va bene, non riesco a fissarla. Proverò di nuovo, vediamo se riesco a individuarla. Fate attenzione laggiù. Ma le ambientazioni sono sempre ste tre in croce, davvero? Adesso poi posso anche non preoccuparmi di usare gli SP contro le porte della monade, perché tanto, piano piano, comunque con il recupero all'8% me le rifaccio. Spada del tradimento, tutta tua, Junpei. Germogli di pomodoro. Effettivamente dobbiamo andare dopo da Raflesi a vedere cosa fanno. Oh, gli insettoni. Questi avevano delle resistenze sempre strane. Porca troia. Sono quasi fatto ammazzare. E sono ancora vivi. Oh, una chiave finalmente. Vi state avvicinando sempre più a quella forte presenza nemica. Non è molto lontana ormai, fate attenzione. Complimenti, livello 50. Ma più andiamo avanti, più mi sta venendo questo strano dubbio che il requisito per passare da un livello all'altro sia molto più basso. Ora, non vorrei andare a vedermi le mie vecchie registrazioni, i vecchi episodi, ma siamo all'incirca a 13 ore di gioco, in cui un po' ho farmato e un po' siamo andati avanti. E in 13 ore mi sono fatto già 25 livelli. È un po' strano, va bene che io sono pazzo e mi metto a farmare veramente a volte tra un momento all'altro, tra una registrazione all'altra, mentre monto, mentre c'ho quei momenti in cui non sto facendo niente, dico ok, cosa facciamo, livello un pochino. Però più andiamo avanti, più mi sembra ovvio che per un DLC in cui probabilmente dura un terzo della storia originale, in quanto tempo, forse hanno abbassato un po' i requisiti e la quantità di livelli necessari. Che poi stavo pensando, sì, è vero, noi spendiamo
sicuramente un sacco di soldi e forse ammazziamo un po' quella che è, diciamo, la nuova esperienza di creati nuove persone da zero e tutto il resto. Ma io ci ho messo quante cazzo di ore per... eccolo di nuovo lì. Per giocare al gioco originale e crearmi tutte le persone esattamente come le volevo, per poi vedermele aumentate di costo da questa parte e non avercele neanche già di base. Ci sta non avere tutte le mie persone fin dall'inizio. Però... mi chiedo se sia un'ombra. Non ti preoccupare. Io continuo a pensare che a questo punto siamo noi giocatori che vediamo che è lui e loro non se ne rendano conto. Più vanno avanti, più magari mi devo discolpare da questa cosa e dire forse, non è colpa loro. Ma la timida. Junpei, la vita deve essere così semplice per te. Che poi io, adesso come adesso, non è che abbiamo comprato chissà quali persone. Per essere del tutto onesti, abbiamo comprato Oni, ma Oni ce lo siamo fatti veramente mille anni fa e poi l'abbiamo sostituito. Abbiamo preso Angelo e Angelo, diciamo che me lo sono fatto alla fine rotto adesso com'è, ma ovviamente più andremo avanti più diventerà meno rotta la cosa. Lui l'abbiamo preso per il semplice fatto che c'ha tutti gli attacchi elementali, ma niente più. Lui stessa cosa, abilità magica, signore della magia e danza di ali, l'ho preso per eventualmente quando creeremo nuove personcine abbiamo già una persona del genere che possiamo trasferire le varie cose. Io ora come ora non vedo niente che abbiamo fatto per rompere l'equilibrio del gioco. Anzi, forse sì, a prendere Angelo, per carità. Stavo controllando un attimo a che livello fosse Cenerentola e dal 36 all'81 ne è passato un po' di tempo effettivamente, eh? La cosa assurda è quanto ci costi meno Messia di quanto ci costi di più Cenerentola. Chiunque sia il boss finale di sto cazzo di DLC, ti giuro che lo sfondiamo. Thanatos per fortuna non è così tanto alto di livello, 87 non è 100 almeno, e ovviamente ci servirà per tutto questo. Ecco, se abbiamo bisogno di una persona di fuoco, credo proprio che Mara sarà un'ottima scelta, per il semplice fatto che c'ha questa abilità qui che è unica. Però non gli ho messo amplifica, oh peccato, non ci avevo pensato. Vabbè che... è solo per questa abilità, eh. Però non gli ho messo amplifica malia o amplifica stati. Ci dovrei pensare. Se abbiamo bisogno di una persona fisica con una gran bella abilità, l'ama celeste sarà un'ottima scelta. E Michael al 76 è la cosa più abbordabile che possiamo prendere. E Cote del Tuono l'abbiamo già presa, quindi Thor lo dovremmo rifare, ovvio. Ah, Siegfried. Meno male che tu sei a livello 72, che poi, meno male, è comunque in alto, ma sono solo 22 livelli, quindi... Inizialmente pensavo di portarcelo fino a endgame, poi quando è arrivata Cenerentola ho detto ok, tu diventi partner con lei, e poi quando è arrivato Michael che c'aveva la sua abilità, che comunque danno grave ma con possibilità alta di critico, ho detto tentiamola, vediamo come va. E infatti non è stata una mala scelta. Ne abbiamo fatte di robe, eh. Ne abbiamo fatte veramente tante. E anche per quello che mi ruga un po' le balle. Cioè, abbiamo il nostro grimorio originale, per carità. Per renderti più difficile la cosa, ovviamente ti aumentano il prezzo. Il vero problema, però, sta tutto nel cash, Dio mio. Perché come abbiamo ormai imparato dall'inizio del gioco, questo gioco non te ne dà soldi, non te li dà manco per il cazzo. Vuoi soldi? Ti scegli la carta dei soldi. Vuoi farti soldi? Prenditi tutti gli oggetti che trovi. Però quello che guadagni è quello che ti daremo. Vabbè, andiamo a fare a botte. Percepisco un grande potere subito sotto di voi. Una volta dentro potrebbe attendervi una battaglia. Sei pronta? Madonna mia, vai pure. Una torre, un braccio, Dio mio. Che poi la cosa interessante è che quella torre alla fine è l'unione della spada, proprio quella lì accanto, e della bilancia che ora non mi sembra ci sia, giusto? Eccolo là, sempre ogni volta che se ne fugge. Chissà. Ma in realtà, non lo so onestamente. Arrivato a questo punto non credo che sia quell'ombra che evoca queste ombre, però...
Chi lo sa? Ok, mi sono fatto malissimo. Quindi tu resisti ai tagli. Hai pugni? Qualcuno resiste? Ok, lui li blocca. Qualcuno di voi resiste al vento? Perfetto, però lui è debole. Fantastico. E allora, permettimi il francesismo. Vaffanculo. Eccoti qua, beccatelo. Tutto di guadagnato per noi, ovviamente. Ai, eccola lì, è andata. Allora, beccati sta ventata. Bravo, Junpei. E già che ci sei, riportala pure in vita. Ok, nessuna debolezza. E vabbè, beccati sta stella del mattino. Vedi, questo è comunque quello che dicevo. Abbiamo su una persona abbastanza forte, ma siamo comunque già arrivati a un punto in cui comunque anche quella persona forte non è così indispensabile, o comunque faccia tutto il lavoro da sola. Vabbè, ci tocca. Vai. L'animazione è carina. Peccato che sia l'attacco che non è che sia così granché di danno, eh. Speriamo che crepa. Perfetto, missione compiuta. E ovviamente niente mano arcana. Sia mai coi boss, vero? Minchia, 44.000. La giustizia. Potrai scegliere una carta in più. Ah, che bello. Che bello. Ah, cavolo, abbiamo appena battuto quelle ombre, però... Beh, siamo ancora bloccati. C'è ancora quella strana figura a farci impazzire. Che cavolo succede qui? Il tempo sarà anche fermo, ma mi sembra di essere bloccato qui da una vita. Come te la passi, Ei-chan? Non ti stai sforzando troppo, vero? E tu come stai? Oh, beh, sai come sono fatto. Per me non è niente di che. Tipo, cavolo, la missione secondaria. Una passeggiata. L'ho portata a termine in scioltezza. Non è andata esattamente come speravo, però. Beh, basta con le chiacchiere. Dobbiamo andare. È ora di spaccare, Aegis. Andiamo, allora. Prima di tutto, dove sono i miei premi? Eccoli. Oddio mio. Vabbè, questo sicuramente è un oggetto che dobbiamo dare a Elisabetta. No, invece no, calzamaglia isolata. Wow, che schifo. Certo che sti forzieri valgono proprio la pena, eh. Serie TV straniere in DVD. Ok. Quale altro oggetto per quale compagno? Osso grande. Mi chiedo per chi sia questo. Ok, facciamo un po' di cambi. Viene Akiko e ci portiamo Koromaru. Continuerei a portarmi ancora Yukari, visto che Ken di cure adesso non ne ha. Quindi, sai che sarei quasi tentato di uscire e rientrare solo per poter far spawnare la carta della giustizia. Ok, siamo di nuovo nella stessa ambientazione. Ma si sono sprecati a farle ste zone, eh? Tre porte, tre ambientazioni tutte uguali. La figura oscura. Aegis, scusami, mi serve un attimo, va bene? Proverò a localizzarla, qualunque cosa sia. Ombra rara, chiuso a chiave, porta della monade. C'è tutto in sto piano. Tanto le mani d'oro sono inferiori addirittura a fare la monade o fare un gruppo di nemici forti, cioè... E ci siamo anche assicurati la mano arcana, fantastico. Onesto, speravo nella mano arcana con punti esperienza o soldi, ma vabbè. Oh, eccola qui la porta. Tanto i nemici sono sempre quelli, quindi... Mano arcana, quindi doppie carte, ma niente giustizia. Però ho appena notato che in realtà l'impeto arcano è ancora da 5 carte, nonostante abbiamo ottenuto più carte. Forse l'impeto arcano aumenta in base a quante porte completiamo, forse. Non a quante carte abbiamo. Effettivamente noi avevamo più volte carte per impeto arcano perché oltre alla carta trovavamo anche il libro che ci aumentava la quantità di carte da ottenere. Fortuna 4, 30 SP. Beh, non male. Oh, eccola qui. Oh, vedi, parli di chiavi e forse qualcosa appare. Che tra l'altro dobbiamo anche muoverci perché da queste parti, se stiamo troppo tempo, arriva qualcuno. Si avvicina qualcosa, ti pareva. Meglio muoversi allora perché sì, siamo messi bene, ma non abbastanza. Mi spiace, ho perso le tracce. Pare che questa sezione termini un po' più in basso ed è là che ho perso il segnale. Però ora continuiamo a scendere. Lei è triste perché non riesce a fare il suo lavoro che già faceva male. Ah, grazie, un'altra chiave. Il vero problema è che oltre al fatto che probabilmente questa entità è già
difficile di per sé da trovare. Parlandoci anche onestamente, Fuka non è mai stata così tanto precisa. Quindi anche volendo dire che forse questa volta è giustificata, non è giustificabile tutte le altre. Ed ecco qua anche l'ultima carta, quindi Impeto Arcano, altre due carte, il che vuol dire ancora più soldi e ancora più punti esperienza. Soffio Pestilenziale non è terribile come idea, ma tanto verrà sostituita più avanti. Tra l'altro ho appena realizzato una cosa: molti degli oggetti che stiamo rompendo sono oggetti che noi trovavamo già nel Tartaro. Perché per esempio poco fa ho trovato un frammento di Zia, e Zia era uno dei piani del Tartaro. Ci può stare che magari queste zone sono tutte quante anomalie temporali e anche di luogo a questo punto, ma non vorrei anche che in realtà gli oggetti che stiamo trovando sia solo scazzo dei programmatori della serie: ma sì, sono oggetti del cazzo, buttiamoli in giro a caso, buttiamoli a caso in posti a caso. Oh, eccoci qua, l'ultimo piano. Bene, stanno arrivando tutti qui. Prima dai un'occhiata in giro. In giro? Dai sempre un'occhiata dentro l'altra porta. Ok, il passato di Sanada. Mi chiedo se vedremo il passato di Shinjiro. Rumorosa. Oi, mattekure. Kimi shushou da yo na. Ah, chotto osanai de. Tsuka, mou renshu jikan gai desu kara. Ah, proprio così? Boxing bu no Sanada-kun daro? So desu ga. Ah, minchia, quanto è giovane. Kono mae no yūshō sugokatta ne. 中学であんなに KOを出るの初めて見たよ。私実は決勝で当たった学校のものなんだけど、君高校からうち来ない。君なら特待生として学費半分でいいよ。してかつ。あんた他の学校の人どんだけルールに反なんすか。失礼ですが、わざわざ準優勝だったところへ移る必要を感じません。お引き取りください。 Beh, ha ragione. Ha ragione lui. Nonostante l'atteggiamento, c'ha ragione. che palle, andate via. Chissà chi è questa persona. Eccola. Carina lei da giovane. Che caruccia da giovane. E si appoggia al muro per fare il figo. Sì, ma posso dirlo che potevano pagare un doppiatore o qualcuno con una voce somigliante o alleggerirla un pochino? Si può fare, non è difficilissimo, soprattutto per Atlus. Ha la voce di un adulto di almeno 30 anni sulla voce di un ragazzino delle medie. Almeno lei ci sta, ha la voce un po' da bambina. Tonomi? Lui proprio no, non ci sta. Tadashi, aite wa ningen janai. Boxing no ruru o mamoru koto mo nai. Soshite aite wa osoraku kimi ga kono goro shinya ni taiken suru genshou to kankei ga aru. Come fai a saperlo? Watashi mo onajimi no ue nanda. Kimi to onajiku ano jikan ga mieru. Demo kimi wa sore ga nani o iimi suru ka o shiranai. Kirijo-san. Kirijo? Chissà come mai. Madonna mia, quanto lo sta intortando! Kimi nara yatsura o taoseru. A me non servono armi.
L'audace. Kondo mo mata tobira ga kiete ru. Mai ga amato de. Kondo wa ore no kaku ka. Donna imi yara sappari da. Miete kimasen ne. Poi il tuo non è così tragico, hanno fatto vedere anche un ricordo. Esatto, un ricordo di medie, cioè una roba tranquilla rispetto ad Amada che. Il poliziotto di merda. Sì, sì, ti passerà, figliolo. Tua madre è morta, ma andrà tutto bene. Ok. おい、説得の工夫と言ってくれよ。話しかける前はいろいろ。ま、戦闘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 戦
ovviamente no. No. Gomennasai. Shikata nai koto kamo ne. Kangaete mitara. Beh, non avevi neanche il permesso di uscire dal laboratorio all'inizio. Ecco. Ma la mia missione è finita. とにかくちゃんと考えてそう決めたの。そうなんだ。そういえばそれって推測ですが、私思ったんだけど、メティスって悪い人じゃないと思う。悪い人じゃないっていうより、エゴイスト?俺ら今まで真顔で相手してた Beh, quando è arrivata ha cercato di ammazzarvi. Quando è arrivata ha cercato di farvi fuori tutti. Eiji, sei un momento, volevo chiederti una cosa. Oh, meglio se vado via? No, no, non intendevo questo. Anzi, mi piacerebbe sentire anche la tua opinione, Metis. Ecco, sto facendo un buon lavoro come supporto. È passato un po' di tempo e non ne sono più così sicura. Ecco. Esatto, guarda. Non c'è un'altra risposta che avrei dato io, ma è la più vicina. Già, hai ragione. Devo darmi una regolata. Non capisco. Perché non ti senti sicura del campo in cui sei più esperta? Anche se avessimo detto che il tuo lavoro è stato impeccabile, non sembri propensa a crederci. Lo credi davvero? Non lo intendevo affatto. Non hai forse il ruolo di supporto perché era quello che volevi? Prendi me, per esempio. Sono qui perché voglio proteggere mia sorella e non metto mai in dubbio le mie scelte. Wow, sei fortissima, Metis. No, non è forse normale? Beh, per me è difficile avere la stessa autostima degli altri, però capisco cosa vuoi dire. Inoltre la sicurezza che mostri in realtà è grande ispirazione. Dubito di riuscire a cambiare subito, però voglio davvero essere più sicura di me. Mi serve del tempo per pensare a quell'obiettivo che voglio raggiungere. Ah, così. Aspetta. La rivelazione conferisce un effetto positivo casuale. Ah. Ok, grazie. Non rendiamo imbarazzante la situazione. Ho detto solo ciò che avrebbe detto chiunque, giusto sorella? Non serve essere timida. Non lo sono, però... Ok, magari un pochino. Ah! Ah, così? Ma proprio, vabbè, danno da colpo grave a un nemico ignora la resistenza. Ok. In ogni caso, grazie ad entrambe per l'aiuto. State tranquilli, potrete contare su di me nel nostro prossimo viaggio. Cosa? Non mi supererai, sta a guardare, sorella. La prossima volta mi occuperò io di tutto. Certo, come no. Per calmare Metis ho dovuto approfittare anche dell'aiuto di Fuka.
E vai. A proposito, mi stavo chiedendo, cosa c'è nella stanza in fondo al corridoio al secondo piano? Quando mi fermo lì c'è una strana sensazione. Possibile che... In fondo al corridoio al secondo piano? Intendi la sua stanza? I piani superiori non sono affari tuoi, non ti impicciare. Wow. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Beh, ora è nostro dovere esplorare questo posto. Forza, andiamo. Io l'ho detto, Yukari... No,